presunte candidature, offerte di entrare in giunta, voglio sottolinearvi che sto andando avanti a modo mio, quindi chiariamo il primo punto. Non c'è stata nessuna discussione con i partiti politici, non c'è stata nessuna discussione con i consiglieri comunali, mi dispiace deludervi, ma la discussione è stata solo con Cateno De Luca. Guardate, una cosa è certa, di tutto si può dire della giunta De Luca, ma che non sia composta, se è stata composta e sarà composta da uomini e donne di buona volontà che hanno messo da parte la logica del bigliettino da visita per scriversi assessore, su questo non ci sono dubbi. Poi al netto dei nostri errori, perché è ovvio che quando si cerca di dare il massimo e di essere operativi si commettono anche più errori. Chi invece fa l'assessore semplicemente perché lo deve scrivere il bigliettino da visita, vi assicuro che errori in genere non ne fa. L'assessore è uomo donna di fiducia del sindaco. Nel momento in cui non lo è più, va a casa. Le deleghe che ho assegnato al sindaco De Luca sono le seguenti: finanze, partecipate e programmazione economica, rapporti con il governo e le istituzioni regionali e nazionali, riorganizzazione assetto amministrativo e dei servizi municipali, rapporti con il consiglio comunale, risorse umane, polizia municipale e sicurezza urbana. Salvatore Mondello, infrastrutture e lavori pubblici, edilizia pubblica e privata, mobilità urbana e extraurbana, pianificazione urbana e programmi complessi, piano strategico urbano e dello stretto, risanamento e rapporti con Arisme, rivitalizzazione e decoro urbano, beni culturali ed ambientali, ponte sullo stretto di Messina, rapporti con le forze dell'ordine e le forze armate. Francesco Caminiti, pianificazione ed efficientamento risorse idriche ed energetiche, rapporti con AMAM, pianificazione infrastrutturale ciclo rifiuti, realizzazione ed efficientamento reti e sottoservizi, difesa del suolo, gestione e valorizzazione del patrimonio comunale e rapporti con patrimonio Messina SPA, informatizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione CE. Carlotta Previti, Smart City, individuazione, programmazione, monitoraggio e rendicontazione fondi extracomunali, pianificazione strategica fondi europei 2021-2027, rapporti con le istituzioni europee, rapporti con l'università, responsabile dell'attuazione del programma del sindaco, responsabile del sistema di valutazione dell'attività degli assessori. Massimiliano Minutoli, manutenzione bene e servizi, cimiteri, arredo urbano e spazi pubblici, acquari e dimora per gli animali, protezione civile, sicurezza sui luoghi di lavoro, pronto intervento, interventi igienico-sanitari, servizi al cittadino, volontariato del settore degli animali, volontariato del settore della protezione civile, rapporti con i comitati civici e le circoscrizioni. Alessandra Calafiore, politiche sociali e del volontariato, rapporti con Messina Social City, politiche della casa, politiche agroalimentari, politiche della salute, rapporti con le istituzioni religiose. Vincenzo Caruso, politiche culturali, turismo e brand Messina, politiche giovanili, valorizzazione e promozione del patrimonio fortificato di Messina, antichi mestieri e tradizioni popolari, toponomastica. Daphne Musolino, contenzioso, attività produttive e promozionali, politiche ambientali e rapporti con Messina Servizi Bene Comune, politiche del mare, beni demaniali marittimi e fluviali, casinò del Mediterraneo.
Laura Tringali, pubblica istruzione e servizi scolastici, formazione, lavoro, baratta amministrativo, banca del tempo, pari opportunità. Francesco Gallo, rapporti con ATM Spa, politiche sportive, spettacoli e grandi eventi cittadini, rapporti con gli enti teatrali e musicali, costituzione fondazione per la promozione paesaggistica e culturale della città, cerimoniale ed ufficio di gabinetto del sindaco. La delega del vice sindaco per la prossima fase va a una donna, non l'ho scelta io. La donna è stata scelta dai recenti attacchi ai quali abbiamo assistito. La scelta di Carlotta Previti come vice sindaco, affidetela a chi ha voluto per l'ennesima volta dimostrare che si merma politica.